Ciao amici, buongiorno. Benvenuti al primo episodio di Come ti organizzo un matrimonio in un mese quando hai licenziato la location, il catering e tutti quanti. Manca un mese, non abbiamo la location, non abbiamo il catering, abbiamo però il mio vestito ce l'abbiamo. Non so ancora come mi pettinerò, ma vi racconteremo tutto strada facendo. Ok, facciamo un punto. A quanto? Un mese e mezzo da Natale, che è la data in cui ci sposeremo, finalmente, dopo esserci arrabbiati, siamo riusciti ad avere alcuni e non tutti i dettagli del catering. Una roba oscena. Tant'è che ieri sera ho fatto la cattiva di mandare a pelare le patate un po' di persone, perché insomma vi racconto solo questo aneddoto. È arrivato un preventivo in cui mi hanno chiesto per un banchetto della limonata, quindi acqua e limone, 350 euro. Io non racconterei quella delle lenticchie. No, le lenticchie ve le risparmio. Tra l'altro a Lanzarote crescono le lenticchie, lo sapevate? Ci hanno detto che non eravamo in tempo per attuare un piano B, e quando mi dicono che non si può, io lo faccio. Quindi piano B, stiamo andando a vedere una nuova location. Diteci la vostra. Voi pensate sia possibile organizzare un matrimonio da sogno in un mese? Ditecelo nei commenti. Ciao! Se volete sapere se ce la faremo, beh, seguiteci da qui a Natale, perché Natale è il giorno!